C'è qualcosa di alchemico in questo Arezzo. Se fino a un mese fa sembrava quasi impossibile pensare a un secondo posto o addirittura seguendo il motto più in voga del momento, il meglio deve ancora venire, il tifoso più sognatore si spinge anche ad immaginare l'incredibile rimonta sull'Alessandria e forse inizia a pensarci anche qualche protagonista. 5 vittorie su 5, Amaranto a punteggio pieno nel girone di ritorno, difesa che non subisce gol, giocate spettacolari, gioco di squadra e un attacco micidiale. Un Arezzo così protagonista, non ce lo ricordavamo più. L'aspetto che mi è piaciuto di più è stata la personalità e l'approccio in maniera quasi identica a gare con uno stato d'animo e con un'aspettativa diversa come lo erano state le due precedenti. E poi mi è piaciuto molto anche l'adattamento al nuovo sistema di gioco che oggi ha proposto il Tutto Cuoio. Era tutta la settimana che preparavamo la gara contro il 4-3-1-2 e sinceramente dover solo ed esclusivamente parlarne con i ragazzi senza provarla, le difficoltà che avevamo palesato a inizio secondo tempo nella gara contro l'Alessandria non sono state tali e i ragazzi hanno avuto comportamenti giusti sia nella fase di possesso che di non possesso e poi dopo una volta andati in vantaggio c'è stato secondo me il gran lavoro nella fase di non possesso dei due attaccanti che si sono suddivisi il compito di andare a lavorare a turno sul Casciagli e questo ne ha agevolato tutta la squadra. E poi Stefano, ci sono comunque i numeri di questo girone di ritorno, 5 vittorie consecutive, la terza vittoria di fila in casa, 3 gare senza subire gol, il secondo posto e adesso? Adesso c'è la Lucchese, adesso devi avere la voglia di non accontentarti, non hai fatto niente, perché siamo in una fase della stagione dove hai fatto tanto ma non hai fatto niente. Devi avere la capacità di continuare, devi avere la voglia di non accontentarti, di continuare a lavorare sui margini di miglioramento di tanti ragazzi e a testimonianza che anche chi è entrato oggi, quando sembrava che il risultato fosse scritto, fosse scontato, la grande partecipazione, la grande voglia di dare una mano ai compagni ha portato i 3 nuove entrate a dare un contributo determinante, ma proprio come spirito, al di là delle qualità, al di là delle giocate, sono stati proprio, cioè, vedere Grossi, vedere Arcidiacono correre dietro tutti con le qualità che hanno, partendo dalla panchina, sta a significare che questo è un gruppo giusto e chiunque viene chiamato in causa può star certo che darà sempre il proprio contributo.